Ciao ragazzi, sono in questo momento mi trovo a Monaco perché sto per prendere il volo che va per Vancouver e sono qua in aeroporto che sto mangiando qualcosa e ho preso sto panino con pomodoro mozzarella, viene a costare all'incirca 5,90, un po' tantino, e poi l'acqua frizzante che qua in Germania ce l'hanno. E adesso niente, mangio e l'aeroporto è stra mega figo, cioè vi faccio vedere quanto è figo questo aeroporto. È fatto così ed è proprio grande grande. Quindi adesso mangio qualcosa e poi alle 3 o circa ho il volo diretto per Vancouver, che sono un botto di ore, infatti sono già stanca adesso, figuriamoci dopo. Vabbè. Adesso ragazzi arriva la parte che mette più ansia in assoluto, perché spero che arrivi il mio zaino e non ho idea se arriverà o no, speriamo. Buongiorno ragazzi, scusate ma ieri ero distrutta e KO a dir poco. Sono distrutta dal jet lag, quindi ieri non ho avuto tempo né modo di filmare perché appunto ero distrutta e KO. Questa è Vancouver, come vedete è una città comunque abbastanza grande. In realtà ricorda un po' molto New York City, perché ha questi palazzoni giganti, molto luminosi, e insieme di cose. E poi dopo, se ho un attimo di tempo, vi faccio vedere un po' l'ostello come è fatto. Anche se ho già praticamente la videocamerina scarica, quindi adesso cercherò di fare qualche mini ripresa un po' della città, insieme di cose. E poi domani vedrete molto di più perché oggi sono un po' stanca e farò cose molto molto easy. Ragazzi, questa qua è l'arena dove giocano i British Columbia di qualcosa che non mi ricordo. Bene ragazzi, ho fatto la mia prima spesa al 7-Eleven e non c'ero mai stata, è una figata pazzesca. Ma adesso sto andando verso il parco che poi mi porta all'Olympic Village. Bellissimo ragazzi, sapere che io sono dall'altra parte, perché io qua avrei intenzione di andare all'Olympic Village, ma non so dove mi porta sto ponte ragazzi, quindi verso l'infinite e oltre, proprio bello bello, spero che non pioverà. Ragazzi, è pazzesco come tutto sia caduto a caso e guardate dove pranzo oggi, con questa vista meravigliosa, e mi trovo a Olympic Village praticamente. E vi giuro raga che è successo tutto a caso, perché in pratica stavo attraversando un ponte così alla cavolo ed ero su questo ponte qua che vedete lì. E praticamente dall'altro vedevo sta vista, dopodiché ho avuto la bellissima idea di scendere giù, fare tutto il ponte, scendere in giù e farmi il pranzo con questa vista meravigliosa, anche se comunque il tempo non è dei migliori in un certo senso. Quindi cioè, guardate che bello, avete lo skyline della città ed è pazzesco come tutto accade per caso quando ti vuoi buttare in qualcosa di avventuroso e dici me ne frego, chissà dove vado. Sono finita dall'altra parte della costa ragazzi, sono andata a piedi, quindi sono veramente veramente proud of myself, anche se comunque l'ho allungata di brutto la strada ragazzi.
Comunque, raga, la vista è più bella dove ho mangiato io. Qua con tutte le barche davanti è un po' meno bella. Comunque ci sono un botto di case belle. E non oso immaginare quanto costano. Mi sa che tra un po' torno indietro perché voglio andare a vedere l'Olympic Village, ma io sono completamente dall'altra parte. E vi faccio vedere queste case bellissime che, boh, raga, costano un rene e mezzo, di sicuro. E adesso tornerò sicuramente indietro perché va a finire che vado veramente fino all'altra parte, quindi... Comunque la piadina faceva veramente schifo, raga. Non potete immaginare minimamente quanto facesse schifo. E mi sa che rimedierò con Starbucks e stasera mi prenderò la pasta al supermercato e me la mangio. No, perché sennò non riesco più a mangiare in questo modo qua. Scusate raga se non mi sono fatta sentire, ma sono un po' stanca e sto trovando un posto dove mangiare. Quindi non ho avuto modo e tempo di registrare qualcosa. E questa è la città la sera. Ovviamente fa la sua scena, devo dire. Che comunque sembra un po' un misto tra Los Angeles e New York allo stesso tempo. E adesso vedo cosa mangiare. Che cazzo è il compleanno? Vabbè. Perché devono mettere queste cose di Pinocchio? Bravo! Scusate per quanto riguarda l'interruzione del video in maniera molto brusca, ma non ho avuto modo di concludere il video perché ero distrutta dalla jet lag ed ero partita il giorno dopo che ho lavorato. Quindi top, intanto vi ringrazio a tutti coloro che hanno visto il video fino in fondo e spero che vi sia stato utile. E ci vedremo poi nei prossimi video dove appunto vi farò vedere le altre avventure mie del Canada, del mio viaggio da sola a Vancouver.